Io negli ultimi giorni ho chiesto diverse volte al professor Busin che cosa deve fare un presidente che non muore, un moderatore che non presidente. Lui mi ha dato tre o quattro risposte diverse, allora io scelgo quella che preferisco, cioè che mi è piaciuta di più. Credo che la parola più ricorrente, se ho colto bene, non l'unica importante, ma insomma una parola molto ricorrente è stata democrazia. Allora, siccome sento un po' la responsabilità di essere l'uomo della Chiesa, il teologo, in questo consenso, volevo fare una riflessione che viene dalla mia estrazione, ma credo che sia largamente condivisibile. Cioè, stiamo parlando, quando si parla di sinodalità in questo contesto, naturalmente si parla della Chiesa. Allora, dal mio punto di vista, sono sicuro di non sbagliare, la Chiesa è teocratica, che non vuol dire ierocratica, cioè ierocratica vuol dire governata dalla casta dei sacerdoti. Ci sono anche delle Chiese ierocratiche, ma di per sé la Chiesa è teocratica. Il sinodo, la sinodalità come dimensione, che giustamente non deve limitarsi né ai convegni, ma neanche a un'istituzione chiamata sinodo, è una dimensione dall'assemblea della della comunità locale, della parrocchia, su, poi su e giù qui è un po' un problema quando si sale e quando si scende. Comunque, nelle diverse istanze. Il sinodo ha il compito di esercitare quello che noi, non noi teologi, ma noi cristiani, chiamiamo, e cristiane, chiamiamo il discernimento. Il sinodo è un'istanza di discernimento che si svolge con procedure analoghe a quelle della democrazia. Il problema del contenuto e della procedura è nella Chiesa si svolge in termini un po' particolari perché l'idea è, poi se Dio non c'è, questo è un problema, ma se ci fosse, cioè se casomai Dio esistesse veramente, il contenuto in qualche modo è presente in quella categoria che tutte le Chiese chiamano la parola di Dio. E il compito del sinodo è di discernere. La vera differenza, diciamo, tra le ecclesiologie è che, secondo alcuni, il governo dall'alto, cioè dall'alto di brutto, cioè da dire, il discernimento avviene attraverso una dinamica, per così dire, discendente, in cui c'è anche l'istanza sinodale, anche. Per altri, invece, diciamo, c'è una dinamica assembleare entro la quale, con procedure analoghe a quelle della democrazia, avviene il discernimento. Quindi io direi, è molto importante, decisivo direi, usufruire per me come uno che si occupa di cose di Dio, la Madonna, perché vengo anche a Mariano, e simili, è importante imparare moltissimo da quello che abbiamo ascoltato per quanto riguarda le procedure. Ma appunto, resta il fatto che si tratta di un'opera di discernimento che viene vissuta in modo molto radicalmente diverso nelle diverse chiese, perché lo specifico della tradizione della Riforma è appunto, è stato detto molto bene, il fatto che si tratta di sinodi, di momenti sinodali che coinvolgono i laici e le laiche, cioè. La grande innovazione del XVI secolo è stata la sostituzione di un sinodo laicale, chiamiamolo così in prima approssimazione, l'espressione non ha molto senso in un contesto protestante, ma un sinodo laicale è il sinodo di adesso. Molto semplicemente, qui è il nucleo della faccenda. Ok, primo punto. Secondo punto, le donne. Ecco, giustamente ricordava Claudio Parravati. Questa è una questione recente, ma non recente nel senso che diceva la professoressa Foa, dice. 14 secolo, no, qui purtroppo è recente, nel senso che 50 anni fa, 60 anni fa. Però effettivamente su questo punto, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista procedurale, ci sono delle differenze abissali tra le chiese, siderali. Cioè,
che non riguardano questo o quello, anche, non bisogna banalizzare questo fatto, anche se molti miei colleghi teologhi protestanti lo fanno, la questione del ministero, no? Loro ci dicono giustamente, non potete risolvere tutto con la storia del ministero, che nelle chiese della Riforma le donne sono ordinate e dove no. Vero, non è tutto, sì, però è un simbolo importante, non c'è niente da fare. Censurare l'importanza di questo simbolo è ideologico, secondo me. Però è una cosa più profonda, proprio una questione di mentalità. Potrei fare degli esempi, ma non lo faccio, perché resisto, a differenza di quanto al fastidio dell'autocitazione. Potrei elencare delle pubblicazioni recenti dove questa differenza nel vivere la dimensione del femminile appare in modo siderale. Infine, concludo con una battuta. Spero che non appaia a nessuno maleducata. Vuole essere profilata, diciamo così. Allora, sapete che cos'è, secondo me, il contrario della sinodalità? Lo dico perché è stato evocato. La dichiarazione di Abu Dhabi. So di toccare un totem, perché la dichiarazione di Abu Dhabi è buona per definizione, cioè siamo per... sono contro la fraternità. Come si fa a essere contro la fraternità? Fratelli tutti, anche le sorelle. Però, in realtà, due capi religiosi che parlano al massimo livello di autorità, no, non è vero, perché nessuno di voi parla al massimo livello di autorità, comunque che parlano autorevolmente, dando buoni consigli al mondo, è il contrario di quello che io comprendo come sinodalità, sia per quanto riguarda la procedura, appunto, sia per quanto riguarda le modalità di comunicazione. E su questo, secondo me, sarebbe utile un confronto.